Si sente? E in sala ci sono le dirigenti scolastiche del liceo scientifico Volta Maria Rosa Monterosso e del Vittorino da Feltre, sono a Barberi, c'è, giusto? No? La professoressa Romeo per il liceo, per la scuola media Vittorino da Feltre. Do la parola all'assessore allo sport Luigi Palmenta, poi seguiranno gli interventi degli altri. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno anche agli ospiti che sono collegati. L'incontro di oggi si inserisce in quel percorso che ormai qualche mese fa avevamo avviato all'indomani della distruzione, della vandalizzazione della stele in ricordo di Massimo Mazzetto, e in quell'occasione ci eravamo detti che non sarebbe stato utile, sarebbe stato opportuno anche fare qualche cosa che potesse riguardare, che potesse essere destinato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, in modo tale che effettivamente quello che ha lasciato Massimo Mazzetto a Reggio e quello che ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto, magari dei più grandi, potesse essere anche trasferito e trasmesso alle nuove generazioni. E quindi ecco qui che ci vediamo, ci troviamo per supportare, per patrocinare questa ulteriore iniziativa del Comitato Massimo Mazzetto, che vede appunto l'avvio, il lancio di un concorso giornalistico, che è proprio finalizzato al ricordo e alla conoscenza dei valori e della persona di Massimo Mazzetto. Come assessore allo sport, ovviamente ho subito accolto questa proposta di Gaetano, che è in linea, e anche un po' come assessore alle politiche giovanili, soprattutto in questa fase, è di fondamentale importanza diffondere e contaminare anche i più giovani, i ragazzi delle scuole, con valori positivi, con esempi positivi che sicuramente lasceranno un qualcosa che non è soltanto un ricordo, ma magari lo trasformeranno, lo adatteranno e lo contestualizzeranno nelle proprie vite. Per cui ci è sembrato opportuno patrocinare e supportare questo progetto di Gaetano e del Comitato Massimo Mazzetto. Adesso io passerei la parola a Rosanna, all'assessore Scopelliti, in modo che. Ah. Sì, un saluto esatto anche ai ragazzi del Fermi di Padova che ci stanno seguendo e che siamo sicuri che parteciperanno in maniera veramente accorata a questo concorso, anche per il valore che ha in sé il concorso. È una bella opportunità, diciamo così. Per cui adesso passo la parola di nuovo al dottore Paolillo in modo tale da poter continuare. Grazie. Sì, io la passo subito all'assessora Scopelliti. Grazie, grazie a tutti, grazie per la vostra presenza dal vivo, ma anche per la vostra presenza virtuale in questo momento. E permettetemi un saluto affettuoso ai ragazzi, alla scuola, perché devo dire che queste iniziative che poi come assessorato supportiamo e promuoviamo sono rivolte esattamente a loro, sono rivolte ai giovani, sono diciamo dei mattoncini per costruire quella che sarà la società di domani, ma chiaramente per formarsi bisogna partire dall'attuale, bisogna partire dagli esempi, bisogna partire dalla bellezza di alcuni esempi. Ecco, io oggi mi sono appuntato alcune cose in realtà perché ho studiato il progetto promosso, il progetto che è stato promosso non solo da Gaetano, ma Gaetano Gebbia, ma vedo con dei partner molto importanti, dei partner che per la città di Reggio Calabria hanno nel corso degli anni, devo dire, fatto la storia non solo dello sport, ma anche della
delle politiche giovanili in un certo senso, perché sport e politiche giovanili come sport e istruzione sono diciamo delle tematiche che si legano e che si intrecciano indissolubilmente. E allora, mentre leggevo il progetto, ci sono state alcune frasi, alcune parole di spiegazione di questo progetto che mi hanno colpita, soprattutto quando viene definito lo sport come una narrazione emotiva e valoriale. Se noi la vediamo in questo modo, quindi non vediamo lo sport solamente come competizione, solamente come il passatempo della domenica in cui ci infervoriamo e ci scanniamo l'uno contro l'altro nelle varie partite delle diverse discipline, io penso che quella possa essere veramente la chiave per creare veramente una società migliore, una società diversa, una società che abbia consapevolezza di sé e sia inclusiva. Che cos'è lo sport? Se io penso allo sport e agli esempi delle persone che hanno reso vivo lo sport, i grandi eroi dello sport, a me viene in mente la passione, viene in mente il sacrificio, la capacità di sacrificarsi e l'impegno. E questi non sono forse dei valori che si applicano costantemente, che a livello anche scolastico cerchiamo, i docenti, i dirigenti scolastici cercano di impartire quotidianamente ai ragazzi? C'è il senso proprio di impegno per un bene importante che dà soddisfazione, come lo studio, che è un bene importante, che quando siamo bravi a scuola non è solamente per avere una buona pagella, ma è anche e soprattutto per formare le nostre competenze. E allora è lì che l'esempio di Massimo, che è un esempio di valori, si lega all'emotività di una storia di un ragazzo che ha perso la vita troppo presto, ma che nella sua breve vita è stato in grado di lasciare il segno, non solo ai suoi compagni di squadra, ma in una città intera che ancora oggi ha voglia di ricordarlo. La storia e l'esempio di Massimo sono delle storie attuali, sono delle storie coinvolgenti, fruibili, che vanno raccontate ai ragazzi, perché fanno parte del patrimonio culturale non solo ormai della nostra città, ma anche di Padova, ma anche del paese intero, un paese che può iniziare, può imparare a stringersi attorno appunto ai valori dello sport. E poi mi viene da pensare a quella che è la situazione attuale della nostra città. Quando prima parlavo di politiche giovanili, mi veniva in mente, e ne abbiamo parlato spesso con l'assessore Palmenta, della situazione attuale che vive Reggio Calabria. Noi abbiamo vissuto e vediamo da parte dei giovani, purtroppo, atti che non si legano a quella che sono, non dico le buone maniere, ma dico il senso civico che ci dovrebbe essere. Noi viviamo in un contesto dopo un anno e mezzo di Covid, dopo un anno e mezzo in cui non c'è stata la presenza fisica a scuola, in cui non si è partecipato ai progetti, ai tanto vituperati progetti scolastici, di cui si dice spesso che sono i momenti di perdere tempo, in cui si perde tempo, noi ci ritroviamo davanti a dei giovani che sono profondamente, secondo me, che si interrogano profondamente su quale sia il loro posto nel mondo. E il loro posto nel mondo cercano di affermarlo, secondo me, con metodi sbagliati. Noi abbiamo visto risse fino all'altro giorno, assistiamo quotidianamente qui a Piazza Italia, le urla, lo sottolineava anche il sindaco recentemente, dei ragazzi che giocano a morra. Voglio dire, sono tutte delle situazioni che ci fanno capire che c'è un disagio, che c'è una difficoltà. I dati della dispersione scolastica sono agghiaccianti, e sono agghiaccianti anche in un territorio come questo. E allora quello che a me viene in mente è che dopo un anno e mezzo di stop, un anno e mezzo in cui ci si è scostati da quella che è la casa dei bambini, la casa dei giovani, che è la scuola, l'unico modo per poter riprendere a vivere, per poter riprendere a costruire la società partendo dai giovani, è proprio ricominciare a regalare dei valori, delle cose in cui credere.
e i valori sono quelli che possono essere più vicini a loro. Io non posso andare da un ragazzino e raccontargli i massimi sistemi, spacciandoli come importantissimi valori. Io devo andare da un ragazzo e chiedergli: tu di che cosa hai bisogno? Che cosa vedi vicino a te? E la prima risposta che un ragazzo ti può dare è proprio nello sport, è proprio nell'attività sportiva. Io ho nella vita, ho promosso, anzi questa amministrazione nell'ultimo anno ha cercato di promuovere, nonostante le difficoltà del Covid, dei progetti da creare insieme ai dirigenti scolastici. Ma è chiaro che quest'anno di stop ci ha completamente sfasati, purtroppo. Ed è lì che bisogna riprendere. Bisogna riprendere dall'idea che la scuola, così come l'istituzione, così come la famiglia, devono ritornare ad essere i punti cardine per i nostri ragazzi. E iniziative di questo tipo ci spiegano e ci dimostrano che si può e si deve ripartire esattamente da qui. E allora, in conclusione, la bellezza di questo progetto sta proprio nella fruibilità. Una fruibilità che è importante perché, vedete, ripeto, anche in questo caso non si parla dei massimi sistemi. Non si fanno parole, si crea competenza. E quando io riesco a entrare in una scuola e riesco a creare le condizioni per cui un ragazzo si appassioni allo sport, si appassioni al giornalismo, si appassioni alla capacità di creare una professione, creare un mestiere, io a quel punto ho dato al ragazzo tutti gli strumenti di cui lui ha bisogno per potersi emancipare. Ed è qui che è importante il lavoro in sinergia con le scuole, e io ringrazio le dirigenti scolastiche, ringrazio Marisa Monterosso, ringrazio, la prego di portare i ringraziamenti alla dirigente Sonia Barberi. Vi ringrazio, io so che poi lei si dovrà curare del progetto, quindi la ringrazio doppiamente per l'impegno, perché è grazie a voi che si potrà creare veramente quella sinergia importantissima di cui abbiamo bisogno per far sì che da una memoria, che da una storia che ha avuto a livello terreno sicuramente un epilogo triste, possa nascere invece a livello valoriale veramente la possibilità di dare a tanti ragazzi la possibilità di scegliere da che parte stare, scegliere chi essere nel segno di una persona speciale come è stato Massimo Mazzetto. E su questo io ringrazio ancora una volta in questa occasione la famiglia di Massimo. Questo progetto si chiama Il Dono di Massimo. Io vi posso assicurare che veramente è un dono, quello della vita e quello dell'esempio di Massimo, e ringrazio la famiglia Gaetano, ringrazio le persone che gli sono state vicine e che gli hanno voluto bene, perché lo hanno reso fruibile per tutti quanti noi, e ringrazio gli amici di Padova, ringrazio tutti quanti voi, perché questa è anche un'occasione per la nostra città di potersi confrontare con altre realtà, perché tante volte quelli che sono gli scambi culturali, anche capire come funziona a Padova e come funziona a Reggio Calabria, capire le analogie e le differenze. Magari rendersi conto che sia a Padova che a Reggio Calabria la differenza, non esiste nessuna differenza culturale, non esiste nessuna differenza di abitudini, se non forse il freddo, se non forse diciamo la posizione geografica. Io nella mia vita ho sempre voluto, ho sempre immaginato che il nostro territorio potesse e dovesse ripartire dal confronto con gli altri territori, per renderci conto che il nostro paese è uno, unico e bellissimo, e che tante volte raccontarci e raccontarsi è il modo migliore per creare anche quella sinergia di popolo, non solo di comunità cittadina, ma di comunità nazionale. Quindi vi ringrazio ancora, ringrazio tutti i partecipanti a questo progetto e ringrazio Gaetano per essere riuscito a mettere insieme questa meravigliosa squadra. Grazie Assessora Scobelliti. Il consigliere metropolitano delegato Carmelo Versace. Sì, grazie. Intanto porto i saluti del sindaco metropolitano che per impegni istituzionali si trova fuori sede.
E permettetemi di ringraziare ancora una volta Gaetano per quello che sta mettendo in campo insieme a quel parterre di nomi, alcuni dei quali sono qui presenti, che stanno contribuendo in maniera fattiva al proseguo di quello che è un progetto che ormai non viene visto e come dovrebbe essere, come solo un monumento da dedicare, perché questo è quello che oggi proviamo a dire alla nostra città, al nostro territorio metropolitano. Permettetemi però di fare un piccolo, diciamo, accenno anche rispetto a quello che è la condizione a cui faceva riferimento l'assessore Scopelliti qualche minuto fa. Noi quello che probabilmente dovremmo fare come istituzioni, e forse lo stiamo facendo non benissimo, Rosanna e Giugi, è quello che probabilmente in una città come la nostra, in un territorio come il nostro, forse dovremmo dare più segnali di esempi a questi ragazzi, di grandi uomini come appunto Massimo, e raccontarne un po' quello che è il loro vissuto sotto l'aspetto umano, prima che l'aspetto sportivo. Perché vedete, essere dei grandi sportivi, dei grandi, diciamo, atleti, sono delle noti, sono dei, solo alcuni, diciamo, di questi rimangono nella storia e probabilmente Massimo, è uno di questi. Però essere anche grandi uomini nella vita, come lo è stato Massimo, da questo punto di vista, forse può aiutare meglio a far passare alcuni messaggi che non nel tempo, sicuramente alle nostre latitudini, nonostante gli sforzi che si stanno facendo, non siamo riusciti a fare. E l'impegno appunto deve essere in questa direzione. Io non mi stancherò mai di ringraziare i dirigenti scolastici. Oggi ringrazio la professoressa Romeo che la prego di portare appunto i saluti alla dirigente Sonia Barberi, ma penso a quante iniziative stiamo portando avanti con il Liceo Volta da pochissimi mesi a questa parte. Nelle prossime settimane, non vi anticipo nulla, ci sarà anche un'altra bellissima iniziativa per un altro grande uomo di sport, ma uomo sicuramente che ha lasciato il segno nella vita, non vi anticipo nulla. Quindi sono un po' queste le cose che noi dobbiamo provare a fare e a farle, diciamo, in stretta sinergia, come diceva l'assessore Scopelliti, con il territorio, provando ad ascoltare. Ecco, se c'è un'altra critica che io faccio a me stesso, non la faccio agli altri, è quella che probabilmente ascoltiamo poco. E soprattutto ascoltiamo poco chi oggi probabilmente non ha quegli spazi necessari per potersi esprimere. Perché vedete, esprimersi non significa solo avere dei luoghi consoni dove poter fare sport, poter prestare le proprie attitudini, ma esprimersi significa anche mettere a nudo quei comportamenti che a volte vediamo in questa piazza e capire da dove derivano. Perché mi viene da pensare al bando, al quando nelle nostre montagne si assumono quelle iniziative con quei balli, diciamo, che evocano la tarantella. Ecco, dovremmo un po' provare a ritornare un po' di tempo addietro e quindi riprendere alcuni valori e capire perché, se ancora oggi ci sono. E quindi da questo punto di vista forse dovremmo un po' partire dai nostri bambini dell'infanzia e cercare di far conoscere Massimo, non soltanto per ritornare al nostro progetto, a chi l'ha vissuto, a chi l'ha conosciuto, a chi l'ha toccato con mano, ma provare appunto, e questo mi è piaciuto tantissimo ne abbiamo parlato prima con Gaetano, nasce così in estemporanea questa cosa, ma mi permetto di dirla in maniera ufficiale, lui mi scuserà, di realizzare appunto questo libro dove noi potremmo darne diffusione anche con quella che è la mia delega in città metropolitana, perché anche quello secondo me può rientrare nel marketing territoriale, quindi provare a diffondere il più possibile questo tipo di sensazioni, di sentimenti che per tante problematiche non riusciamo, non siamo riusciti nel tempo a trasmettere. E quindi vengo ad altre cose che ho appuntato mentre ascoltavo, ma anche mentre leggevo, diciamo, quelli che sono i tratti del progetto. Di
disciplina, rispetto, collaborazione, queste non sono tutte cose che hanno a che fare con lo sport. Ecco, noi dovremmo forse, probabilmente, a volte calarci un po' di più in quelli che sono i panni di chi è realmente in difficoltà e provare a fare un ragionamento al contrario. Io, sapete, ogni tanto quello che dico ai miei collaboratori, le persone, diciamo, con cui vivo nel quotidiano, quando tornate a casa la sera non fate sempre la stessa strada, provate a fare una strada diversa e appuntatevi quelle che sono le cose diverse che avete notato durante il vostro percorso e magari troverete delle cose positive o negative a seconda appunto del percorso che avete fatto. Questo è un modo probabilmente di uscire da quelli che sono le nostre vesti e provare a vedere la realtà sotto occhi completamente diversi, perché a volte nel nostro ruolo forse siamo talmente dentro che non riusciamo a vedere quelle che possono essere delle criticità. Ecco, lo sforzo penso che quello che noi dobbiamo fare oggi è quello di uscire, di svestirci dai panni quotidiani e provare a supportare iniziative del genere non soltanto sotto l'aspetto della manifestazione o del supporto economico, che a prescindere non può non mancare, non possono essere delle iniziative che vanno supportate, ma provare a coltivarle nel quotidiano affinché esempi come quelli di Massimo siano la quotidianità in una città come Reggio Calabria e come il nostro territorio metropolitano e non diventi soltanto un'eccezione. Ecco, questo è un po', secondo me, secondo noi, quello che deve essere lo spirito che ci deve un po' guidare. Ringrazio anch'io gli studenti di Padova, spero che ci possano essere altri tipi di iniziative che ci possano vedere sicuramente uniti e passo la parola a grazie per il supporto. Sì, se di giornalismo, di concorso giornalistico parliamo, due grandissimi giornalisti sono stati coinvolti nel progetto, parlo di Tonino Raffa e di Nicola Cesaro, da Padova. Vorrei raccogliere la testimonianza di Tonino Raffa. Se ci sente, non sentiamo, forse il microfono è spento. Non sentiamo. C'è un problema di collegamento. Deve accendere il microfono forse. Tonino? Tonino, il microfono spento. Prova a accendere il microfono, Tonino. Niente, c'è un problema. Mi ascoltate? Ecco, ora sì, perfetto. Buongiorno. Ecco. Allora, brevemente, intanto saluto tutti e condivido ampiamente tutto quello che è stato detto in premessa. Saluto gli amici di Reggio Calabria e gli istituti di Padova che partecipano al progetto. A quello che è stato detto posso solo aggiungere che, vedete, la scrittura, parliamo del progetto naturalmente perché dei valori e dell'importanza avete già parlato abbondantemente. Vedete, la scrittura è un istinto, lo sport è una passione. Dalla fusione di questi due elementi nasce il giornalismo sportivo, che ha avuto negli anni una lunga storia importante all'interno della storia più complessiva del paese. Oggi parlare di comunicazione per i ragazzi che frequentano la scuola è fondamentale, perché indipendentemente dalla professione che andranno a fare nella vita, la comunicazione è strategica. Non basta fare le cose e farle bene, poi bisogna farle sapere e riuscire a veicolarle. Lo sport ha tutti questi valori che rappresentano per ogni ragazzo il binario attraverso cui incamminarsi nel sentiero della vita, e la scuola ha questa grande funzione, una funzione educativa e formativa. Noi con questo progetto cercheremo di dare qualcosa di più a questi ragazzi. Partiremo dal racconto della figura di Massimo Mazzetto, che io ho conosciuto, erano i primi anni 80, lui arrivò nel momento di maggior fulgore della viola di Reggio Calabria, aveva grandissime qualità, prima che tecniche, umane soprattutto.
e queste qualità l'avrebbero portato sicuramente ad avere una carriera folgorante. Secondo noi era destinato a giocare prima o poi in nazionale. Questi valori sono la base dello stesso progetto, il dono di Massimo. Noi cercheremo di inculcare nei ragazzi l'importanza e il valore della scrittura, perché una scrittura corretta rappresenta una chiave di accesso che ti può aprire molte porte nella vita. Il giornalismo sportivo ha come elemento di base anche la passione per il racconto. Quindi faremo una breve storia della stampa sportiva nel nostro paese, una storia che inizia con la fine dell'Ottocento, quando in seguito alla seconda rivoluzione industriale cominciarono a diffondersi i giornali, che ebbero allora una grandissima funzione. Poi parleremo della ricerca delle fonti, della maniera di sviluppare un testo, del modo con cui bisogna articolare una notizia. Poi parleremo non solo della stampa scritta, cioè del prodotto cartaceo, parleremo anche del giornalismo radiotelevisivo, e lì ci sarà una specificità diversa, perché bisognerà rispettare determinati tempi, ci vorrà una chiarezza nel linguaggio che consentirà a chiunque ascolta in maniera distratta di percepire esattamente quello che si intende dire. Poi altra parte del progetto sarà la tecnica dell'intervista. Tante volte molti credono che l'intervista stia solo nel fatto di raccogliere l'opinione di un personaggio, di metterla tra virgolette, di impacchettarla e di mandarla al computer. Niente di più sbagliato. L'intervista va preparata, il personaggio va conosciuto, ogni personaggio è diverso e ogni intervista sarà diversa, nel senso che non bisognerà riproporre a tutti le stesse domande che si fanno nell'intervista del giorno prima o di un mese prima, e questo è un errore nel quale molti ricadono, un errore agevolato da una pratica sbagliata, che è quella del copia e incolla. Nel giornalismo non esiste il copia e incolla. Tu dalle nuove tecnologie puoi prendere lo spunto, da un giornale che leggi puoi prendere lo spunto, poi su quello spunto ci devi lavorare, adattarlo all'evento e dal personaggio. Ecco, noi svilupperemo questo progetto attraverso vari step, con incontri anche in presenza o attraverso qualche collegamento con qualche grande firma del giornalismo sportivo. Un giornalismo sportivo che ha avuto una sua funzione sempre nella storia culturale del paese, perché vige un pregiudizio assurdo nella società italiana, quella in base al quale il giornalismo sportivo debba essere un giornalismo di serie B. Niente di più sbagliato, è un giornalismo permeato di cultura, di conoscenza e di competenze, ed è questo messaggio che noi cercheremo di far passare comunicando con i ragazzi. Faccio solo un esempio e poi chiudo. Il giornalismo ha avuto grandissime firme in passato, non mi soffermo su Sergio Zavoli, su Candido Cannavò, su Orio Vergani, anche lo stesso Montanelli si è occupato di giornalismo sportivo. C'è stato verso la fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50, un grandissimo scrittore che era Dino Buzzati, seguiva il Giro d'Italia e in occasione di una tappa del 49, una tappa che doveva portare a scollinare il Colle dell'Izoard, ci fu la solita competizione tra Bartali e Coppi. Coppi riuscì a distaccare di molti minuti il rivale, e Buzzati cosa fece? Collegando la percezione con la conoscenza e con la realtà, fece un pezzo richiamando l'Iliade, il racconto dell'Iliade, e disse: abbiamo provato la stessa emozione quando sui banchi di scuola abbiamo scoperto che Ettore, che era il buono, venne ucciso dal semidio che era Achille. In quella tappa Ettore era Bartali, fiero ma sconfitto, e Achille era Coppi. Ecco, vedete come anche il giornalismo sportivo è stato sempre permeato da grandissima cultura, ed è quello che ci dobbiamo mettere in questo progetto per coniugare insieme quei valori che sia gli amministratori, sia gli insegnanti e i dirigenti d'istituto che sono intervenuti hanno già illustrato. Grazie. Grazie Torino, è sempre un piacere ascoltarti.
Sempre aneddoti meravigliosi da raccontare. Ora, prima di passare la parola a Gaetano Gebbia che ci illustrerà nel dettaglio il progetto, vorrei sapere se ci fossero contributi da parte dei dirigenti scolastici, dei professori qui in sala o anche dal Fermi di Padova. Ci dovrebbe essere la professoressa Angelini, no? Ecco, vedo la docente. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Tutellè, come Ah, forse professoressa Gutellè di Reggio Calabria. Ah. sono regina anch'io e quindi per me è un momento di particolare commozione il fatto di riuscire a far partecipare i miei studenti a un progetto così ambizioso che appartiene alla mia realtà di origine. Ecco, io sono portavoce della mia dirigente in questo momento, vi ringrazio di averci coinvolto. Siamo molto onorati di far parte di questo tipo di iniziativa, molto, molto, come dire, sul crinale dell'originalità, ecco, perché sono iniziative importanti che a scuola spesso mancano, ecco, questa apertura verso il mondo del lavoro, ma in un settore particolarmente caro ai nostri studenti come quello dello sport. Quindi io non posso far altro che ringraziarvi tutti e appunto vi cedo la parola volentieri. Grazie, grazie, buon lavoro. Professoressa Monterosso. La porto io. Buongiorno a tutti. Intanto devo ringraziare per il coinvolgimento del liceo scientifico Alessandro Volta in questo progetto meraviglioso. Il liceo è sempre aperto ad ogni iniziativa che possa aiutare i giovani a far sì che possano respirare realmente i valori e riescano a veicolare le emozioni. Devo dire che stamattina ho sentito veramente delle parole meravigliose, sia da parte degli assessori, degli amministratori, sia da parte del giornalista Tonino Raffa. È vero che siamo in un momento storico particolare, perché i ragazzi dopo la pandemia sono ancora più confusi e disorientati. Ed è vero che la comunicazione deve essere strategica perché deve saper emozionare. È vero però che un elemento essenziale della comunicazione non è tanto il parlare quanto l'ascolto, l'ascolto dei bisogni, l'ascolto delle esigenze. E aggiungerei a ciò che ha detto l'assessore Scopelliti per quanto riguarda i valori, che lo sport insegna che anche il valore della resistenza, del gesto che resiste, perché il campione è tale non quando persegue a tutti i costi la vittoria, ma quando cade e si sa rialzare. È questo che dobbiamo insegnare oggi ai nostri ragazzi in una società che in questo momento storico è particolarmente confusa e disorientata e dove questi valori non ci sono e non li si può veicolare soltanto a parole, devono essere agiti. Ecco perché lo sport in questo momento può costituire il mezzo, il tramite, ma anche il fine della nostra azione. È un esempio positivo, qual è quello di Massimo, che in un certo senso è caduto nel campo di battaglia, nel senso che nel momento dell'apice della sua carriera ha avuto diciamo, questa difficile, questa bruttissima sorte. Può insegnare ai ragazzi che da quella morte rinasce la vita, perché nelle emozioni in realtà è questo che succede. Non c'è nessuna apertura alla vita se prima non si muore a qualcosa. Noi ci auguriamo che in questo momento possiamo lasciarci alle spalle questo bruttissimo periodo e riusciamo a veicolare ai ragazzi e ai giovani un messaggio di speranza, un messaggio di futuro perché stiamo loro togliendo l'aria che respirano e non solo metaforicamente con le loro mascherine. Apriamoci al loro ascolto perché con maggiore fiducia ai giovani, perché forse hanno da dare più di quanto noi ci aspettiamo o quanto più di quanto sperassimo. E forse in questo momento una maggiore autoconsapevolezza e una maggiore riflessione la chiederei più al mondo degli adulti. Quindi sport e scuola assieme agli enti istituzionali che così strenuamente lottano per noi.
Io colgo l'occasione veramente per ringraziare per la vicinanza sia il Comune di Reggio Calabria sia la città metropolitana oggi nella persona del dottor Versace, perché io credo che sia veramente difficile stare dietro a tutte le esigenze di tutti noi. Eppure posso testimoniare che non ho mai ricevuto un no, che c'è stato sempre un atteggiamento di massima collaborazione, ma non nei confronti della singola istituzione scolastica, nei confronti delle esigenze e dei bisogni dei giovani. Quindi grazie per aver tenuto presente in questa iniziativa il liceo scientifico Alessandro Volta. Per la scuola media Vittorino De Feltri, la professoressa Romeo. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi che siete i protagonisti di questo progetto. Volevo ovviamente portare i saluti della dirigenza scolastica della dottoressa Sonia Barberi, che per sovrapposti impegni scolastici non è qui, ma comunque ha accolto con grande favore e con grande onore, veramente, come diceva la collega di Padova, questo invito che l'organizzazione nella persona di Gaetano Gebbia ci ha rivolti. La Vittorino da Feltre, come istituto comprensivo Carducci da Feltre, ha sempre avuto un occhio abbastanza attento all'importanza dello sport proprio come materia trasversale all'insegnamento e alla cultura più in generale. Quindi a maggior ragione in questa occasione, proprio attraverso la storia di un ragazzo che amava giocare, amava fare il suo sport, amava praticare, che ha creato emotivamente nel tempo un filo che ci unisce a Padova da tanti anni ormai. Sicuramente la partecipazione del nostro istituto è stata accolta anche da me, in particolare, che come insegnante di educazione fisica e appassionata di basket ho avuto il piacere e anche il dispiacere di vivere la morte di Massimo, di averlo conosciuto e quindi apprezzato nell'interezza della sua persona, e poi aver anche pianto per la sua prematura scomparsa. E, avete detto tantissime cose, amministrazione comunale, io veramente vi adoro perché siete giovani, molto pieni di energia, di competenze, e nelle vostre parole c'è tanta speranza per il mondo dello sport, di cui questa città necessita in particolare, perché tutti gli episodi a cui facevate riferimento, che si sono verificati in Piazza Italia, proprio qua affacciandoci alla finestra, ragazzi, noi vediamo la Piazza Italia dalle finestre del nostro comune, sicuramente non sarebbero avvenuti se questi ragazzi avessero potuto intraprendere la strada della pratica di uno sport. E quindi veramente conto sulla vostra simpatia, la vostra energia, le vostre competenze, la vostra bella età giovane, perché questa città possa, attraverso lo sport, veramente recuperare quei tantissimi valori che avete messo in campo. Potremmo fare dei corsi di aggiornamento per 20 anni, veramente, su tantissime cose. Ora l'unica speranza, andiamo a trasferirlo sul pratico, è che da questa esperienza, dalle competenze che vengono dai giornalisti che faranno e che condurranno questo progetto, possa nascere magari il giornalista famoso del futuro. Quindi auguri a tutti, grazie e complimenti per l'iniziativa. Ora in chiusura il progetto verrà illustrato nel dettaglio da coach Gaetano Gebbia. Sì, buongiorno, provo a essere abbastanza sintetico, fra l'altro il progetto ce l'avete tutti e quindi i dettagli li potete vedere. Come è stato già detto dall'assessore Palmenta e anche ribadito successivamente, fin dal primo momento abbiamo voluto coniugare la realizzazione di un'opera artistica, che fra l'altro è in fase di conclusione, ad un progetto che fosse rivolto ai giovani affinché la storia di Massimo, attraverso la storia di Massimo, si trasferisse proprio ai giovani quell'insieme di valori che lui nella sua esistenza ha rappresentato. E da quel momento, confrontandomi anche con Giusva, al quale appartengono, assessore Scopelliti, proprio le parole alle quali ha fatto riferimento, abbiamo elaborato questo progetto che vuole coinvolgere dei ragazzi delle quarte liceo e della terza media in un corso di giornalismo sportivo. Abbiamo trovato l'entusiastica disponibilità del liceo scientifico ad indirizzo sportivo, appunto Volta,
dell'Istituto Comprensivo Cartucci Fittorino da Feltre, dell'Istituto Scientifico Enrico Fermi di Padova, di cui la docente che prima ho parlato è di Reggio Calabria, è ormai da più di 20 anni trasferita a Padova, ma che ha ricordi molto vivi, pur essendo allora lei una bambina, di quella tragica, di quel tragico episodio, e l'Istituto Comprensivo Don Milani Cadoneghe, proprio di Padova, proprio per la scuola media. Cosa faranno questi ragazzi? I ragazzi che saranno coinvolti? Frequenteranno degli incontri con dei giornalisti e locali e non solo, che narreranno loro la storia del giornalismo, ma anche daranno delle indicazioni su come alla fine di questo percorso costruire, realizzare, scrivere un articolo di giornalismo sportivo. Questo articolo sarà di anno in anno abbinato a un tema che lega lo sport al mondo, a un fenomeno sociale. Tutti gli elaborati saranno valutati dalle commissioni che per ogni singolo istituto avrà, e i migliori elaborati saranno premiati. Saranno premiati per quanto riguarda il liceo con i due vincitori, quindi uno di Padova e uno di Reggio Calabria, con un viaggio premio negli Stati Uniti, con possibilità di partecipare assistere a una partita dell'NBA, e per quanto riguarda invece i vincitori della scuola media avranno l'opportunità per la stagione successiva di un abbonamento di una realtà sportiva locale, quindi per poter partecipare gratuitamente a tutta la stagione sportiva. Questa fase è in via di definizione perché ancora, come sapete, a causa del Covid in realtà le società sportive non riescono a produrre delle modalità di abbonamento definite fin da subito, ma stanno in qualche modo vivendo alla giornata. È chiaro che vorremmo e ci farebbe molto piacere che le due comunità scolastiche di Padova e di Reggio Calabria avessero dei momenti di incontro. Devo dire che, pur prevedendo anche degli incontri online con la copresenza di entrambe le comunità scolastiche, faremo di tutto affinché questo non accada, perché ulteriormente aggravare i ragazzi di, chiamiamole, lezioni a distanza non lo riteniamo opportuno. E proveremo a far sì che anche le lezioni, quegli incontri con giornalisti di livello nazionale possano avvenire in presenza, ma la cosa che ci auguriamo, che vorremmo che si realizzasse, uno scambio in presenza delle due rappresentanze, in modo tale che i ragazzi di Padova potessero venire qui a Reggio e i ragazzi di Reggio andare a Padova, perché quello sarebbe veramente non solo un segnale di comunità, ma anche vorrà dire che effettivamente ci siamo liberati da questa tremenda tragedia e che è possibile fare dei viaggi in assoluta sicurezza e anche dei collegamenti in assoluta sicurezza. Aggiungo che è previsto pure per i migliori 3 elaborati, al di là dei primi arrivati, che i loro articoli vengono poi ogni anno inseriti in una pubblicazione che si arriccherà di anno in anno con le testimonianze, con i lavori fatti dai ragazzi. Credo che non ci sia altro se non identificare in qualche modo la struttura che abbiamo pensato, e cioè quella di avere Tonino Raffa come il coordinatore didattico di tutto il progetto, di avere due responsabili locali, uno è appunto Giuseppe Farbranca per Reggio Calabria e uno è Nicola Cesaro per la realtà di Padova. Ci sono previsti dei referenti scolastici per ogni singola scuola, che possono appunto seguire il progetto all'interno della scuola, interfacciarsi con i responsabili didattici. Credo che ci siano tutte le premesse per poter sviluppare questo progetto nella maniera migliore possibile, con l'obiettivo di incuriosire i ragazzi verso il mondo del giornalismo sportivo, perché credo che sia lo sport non vada visto, non vada vissuto soltanto nella performance migliore possibile, quindi quello che può fare un atleta, non vada vissuto soltanto nella figura dell'allenatore, ma merita di essere vissuto pienamente in tutti gli altri ruoli che possono essere in cui ci si può coinvolgere, quindi il giornalista, piuttosto che il genitore, piuttosto che il semplice tifoso. Tutte figure che hanno bisogno di
una base culturale che probabilmente forse il mondo dello sport non ha pienamente. E forse questo progetto può contribuire in qualche modo a riempire questo vuoto. Grazie. Grazie Gaetano. Nel salutare tutti gli amici collegati da Padova, Tonino e tutti gli altri, vorrei sapere se ci sono domande da parte dei colleghi giornalisti. Domenico Suraci, CityNow. Buongiorno, Domenico Suraci, CityNow.it. Coach, leggevo all'interno, ecco, della presentazione anche le date, ecco, come i ragazzi immagino verranno informati, poi avverrà penso a fine anno scolastico, ecco, qual è il cronoprogramma per i ragazzi della presentazione dei vari elaborati? Grazie. Diciamo che la definizione del progetto e la relativa presentazione di oggi dà un po' il via a tutto quanto. Le scuole si stanno organizzando già per calendarizzare i vari incontri. Contemporaneamente dovranno essere in qualche modo individuati i ragazzi che parteciperanno, perché in questo la scuola ha piena autonomia di scegliere quali ragazzi, sia pur delle quarte per il liceo e della terza media, saranno coinvolti nel progetto. Da novembre a maggio ci sarà saranno degli incontri mensili. E successivamente c'è il tempo per poter appunto elaborare questo articolo a livello individuale. Subito dopo saranno proclamati i vincitori e nel mese di giugno ci sarà il viaggio premio, perché è quello che dovrebbe coincidere con la fase dei playoff dell'NBA. Altre domande? No? Grazie a tutti per la partecipazione, alla prossima e buon concorso. E auguri in bocca al lupo a tutti i ragazzi coinvolti.